Il coppo se faceva. Ce l'avete presente il formino di quello che accomodava le scarpe? Sì. Ecco, tipo un cavalletto, se, mette, sì. Se prendeva sti pezzi di argilla e se modellava, ecco, come in ginocchio. Sì, sì. E dopo si rifilava col coltello, perché il coppo si deve accavallare. Sulla, certo, sulla tegola. La parte davanti deve essere più grande della parte piccola, perché sennò non si sovrappongono. Cioè, se tu me li fai uguali, non li sovrapponi, invece il coppo deve stare così. Ecco come si mette il coppo, però sotto deve essere tutto paro. Ma ci volevano le mani d'oro per farli. Questa è bellissima la tegola. Ma questa è vostra? Questa è, certo, perché guarda, che meraviglia. Guarda, c'è tutta... sembra il ricamo, sembra. Non tutte erano così. Ogni operaio c'aveva la sua pressa, quindi magari sul tetto tu trovi tutte le mitegole, però magari una è così, una qui ci sono le righe, una... Ah, perché tutti erano, era una roba, ognuno c'aveva il suo decoro. Aveva il suo stampo, il suo decoro, certo. Tutti uomini. Ma belle così, io il ricamo così non l'avevo mai vista. Questa è venuta fuori a Sant'Arcangelo, mi ci ha chiamato il muratore. Roberto, ho trovato due tegole che non l'ho mai viste, con tutti i tetti che ho rifatto sulla mia vita, tegole belle come queste non l'avevo mai vista, te le voglio portare. E gentilmente me la portate. Qui sicuramente era una cosa del mio nonno che avrà voluto per qualche prestigio, no? O magari veniva un cliente nuovo, come sono le tue tegole, allora gli faceva vedere queste che magari erano più, ma veramente, questo è il tempo della guerra, eh? Qui abbiamo 70 anni, eh? Ma dico, infatti la tegola che monti adesso, fra 30 anni, si sbriciola, questa ha 70 anni, questa la puoi rimettere sul tetto. Noi ci avevamo una terra, guarda dritta sta tegola, se vai a prendere le tegole di oggi, sono tutte storte, guarda questa. Questa è la pressa o è l'arte dell'operaio? È tutto, terra, modo di cottura, cioè il fornaciaio toccava anche saperlo fare, invece oggi il prodotto entra dal forno gestito da un computer. Certo, perché magari in base alla terra loro la toglievano prima, la... C'era l'arte, il capire. Il babbo, se tu gli davi una tegola a mano, lui faceva così, ti diceva c'è troppa arena, c'è troppa acqua, è stato troppa sul forno, è stato poco nell'essiccatoio, tutto lui ti capiva. Capito? I vecchi fornaciai.